Bentornati nella nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Giulio Cavalli, attore e regista dello spettacolo di cui ci parlerà oggi, intitolato Odio gli indifferenti. Che paese saremmo se si rispettasse la Costituzione? In scena dal 12 al 21 gennaio in Prima Nazionale al Teatro della Cooperativa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi oggi e le chiedo innanzitutto appunto di parlarci di come nasce l'idea di realizzare questo spettacolo e di portarlo in scena. L'idea dello spettacolo nasce perché noi di Costituzione sentiamo spesso parlare sui giornali, nei dibattiti televisivi, spesso anche dalla politica. E, rileggendo la Costituzione ho notato che è ferocissima nei giudizi, fondamentalmente, e sono sempre abbastanza preoccupato quando una carta che determina dei principi che dovrebbero essere guida di uno Stato diventa semplicemente un foglietto di buone intenzioni. E poiché se veramente si applicasse la Costituzione, il paese che siamo oggi, in molte sue parti sarebbe, mi spingerei perfino a dire illegale, e il caos che si creerebbe sarebbe secondo me tragicomico, quindi perfetto per una giullarata, e allora ho voluto pensare a uno spettacolo che immaginasse un decreto improvviso che chiede il rispetto totale della Costituzione, e ottenendo questo effetto tragicomico che in scena parla di un ipotetico futuro, ma soprattutto, secondo me, parla molto del presente. Come si pone quindi lo spettacolo rispetto appunto al tema della Costituzione? Come mai la scelta di trattare questo tema nello specifico e che messaggio si vuole poi passare agli spettatori? Ma innanzitutto la nostra intenzione è quella di proporre una riflessione, ovviamente con il sorriso, ovviamente con l'arma del teatro, che è un'arma potentissima perché ci consente di avere dei tempi che fuori dalla sala teatrale difficilmente si hanno negli altri media, penso alla televisione, ai giornali. E poi mi piacerebbe molto che con questo spettacolo la gente tornasse a casa con una nuova cassetta degli attrezzi più folta per valutare alcuni atteggiamenti, ma non per forza della politica, anche degli amici, dei parenti, dei colleghi, rispetto a quelle che erano le linee e il paese che immaginavano i nostri padri costituenti. E stasera, appunto, come dicevamo prima, lo spettacolo debutterà al Teatro della Cooperativa in Prima Nazionale. E si aspetta quindi un riscontro positivo da parte del pubblico? Che cosa si aspetta? Beh, sì, certo, penso che chiunque faccia uno spettacolo teatrale confidi in un riscontro del pubblico. Il Teatro della Cooperativa, tra l'altro, è il teatro in cui io sono cresciuto artisticamente. Renato Sarti, insieme a Dario Fo, è stato uno dei miei maestri fin dall'inizio della mia carriera, e sono convinto che sia uno dei pochi teatri milanesi che ha il coraggio di affrontare tematiche urgentemente contemporanee. Perfetto, prima di salutarci ricordiamo a chiunque fosse interessato appunto ad andare a vedere lo spettacolo o volesse saperne di più che può trovare tutte le informazioni utili sul sito del Teatro della Cooperativa. Io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi, buona giornata.